adesso quelli, quelli che hanno messo loro, io non li conosco. Chiaramente qua non si è mai visto. No, no, mai visti, mai visti. Barriera di Milano e alla periferia di Torino. In passato rione operaio, molti emigranti dal sud Italia. Oggi un quartiere in cerca di identità, dove sempre più italiani vanno via. Negli ultimi giorni ci sono state alcune polemiche per i nomi dei candidati nel collegio uninominale. Il nuotatore Fioravanti per i 5 Stelle, la radicale Silvia Manzi per il centro-sinistra, Roberto Rosso per il centro-destra e Elena Chinaglia per Liberi e Uguali. Nomi che per tanti abitanti non rappresenterebbero appieno il territorio. Siamo andati a raccogliere le loro paure. La politica qui la vedete? La politica non esiste, ma quando mai la politica? La politica per loro stesse, per le tasche sue. Non pensano all'operaio, non pensano al cittadino. Adesso promettere grandi cose, perché non l'hanno fatto prima che le devono fare adesso? Vado a votare perché è obbligatorio, però col cavolo che so di votare. Noi in questo quartiere da tempo non abbiamo un consigliere comunale, non abbiamo un consigliere regionale, non parliamone proprio di parlamentari, ma nella maniera più assoluta. Ci viene gente da fuori, i problemi della zona e del territorio, poi non lo sanno, vengono per prendere voti, belle parole, poi vanno via. Se invece la gente fosse del posto, si va meglio avanti, invece non è così purtroppo. Lezzi, parto da lei, buongiorno, benvenuta, Barbara Lezzi, la vediamo adesso, perché in questo servizio c'è anche il Movimento 5 Stelle, no? E le dico anche questo, parto da una considerazione che fa Mattia Feltri stamane sulla stampa, dice questo: eravate rivoluzionari tendenza Pol Pot, oggi siete rivoluzionari tendenza Mastella. Insomma, dice, conclude Mattia Feltri, ci si può fare dell'ironia oppure solo una buona notizia, da sempre i ribelli vogliono cambiare il mondo e poi il mondo cambia i ribelli. Cosa è avvenuto nelle vostre candidature? No? C'è stato questo filtro di qualità di Di Maio, le parlamentarie non si capisce bene come sono andate? No, le parlamentarie sono andate benissimo, c'è stato il filtro di qualità che noi avevamo previsto nel nostro statuto, quindi non è accaduto proprio niente. Cioè, non riesco neanche a comprendere bene il perché si faccia ironia su questo, perché è stato un grande esercizio di democrazia. Voglio, ma i dati ce li voglio... date? Sì, sì, i dati li daremo. Ora a noi, ai vostri lettori, però. Li daremo, non, ho detto, mi interessa a me personalmente, li diamo, diciamo, infatti, così a chi, vivo, chi vi vuole votare. Li daremo, non glieli darò. Sì. I dati saranno pubblicati a breve ed in ogni caso io voglio subito specificare un aspetto. Nei listini proporzionali, quelli che poi andranno ad esprimere i due testi dei parlamentari, noi abbiamo osservato in maniera rigorosissima l'appartenenza al territorio e proprio la residenza. Mentre per quanto riguarda le candidature agli uninominali, per il 90% sono anch'esse fatte sul territorio, io stessa sono candidata nel mio territorio, nel Salento, anche all'uninominale, ma la particolarità delle candidature uninominali erano anche delle particolari competenze, per cui se in alcuni luoghi non si è rispettato esattamente il vincolo della residenza è soltanto perché volevamo apportare un arricchimento al nostro movimento, come per esempio nel caso del nuotatore che vorrà nel suo specifico caso occuparsi di sport. Ma la differenza tra il filtro di qualità e l'uomo solo al comando che avete sempre criticato, no? Uno vale uno, adesso Di Maio vale più di uno vale uno. Qual è la differenza tra il filtro di qualità e l'uomo solo al comando? Il filtro di qualità ha rinvenuto degli elementi oggettivi. Luigi Di Maio non ha scelto, non ha fatto il filtro a secondo della sua simpatia, ma a secondo di alcune regole che sono oggettive, che abbiamo anche indicato nello statuto, per cui tutti gli esclusi sanno perfettamente perché sono stati esclusi, perché non hanno rispettato determinate regole che il movimento si è sempre data. Per cui è questa la differenza, non ha scelto dei fedelissimi tra i candidati, ci possono anche essere quelli che sono stati anche critici, abbiamo fatto dei dibattiti e questo è normale, ma sono stati esclusi delle persone che non rispondono ai dei criteri oggettivi. Allora, vi faccio vedere i parenti in lista, Senio. Sì, i parenti in lista, perché vogliamo aggiungere questo tassello? Abbiamo visto chi non si è candidato e ha scelto di non candidarsi a questa tornata elettorale, molte polemiche sulle liste un po' trasversali su tutti i partiti e poi c'è quest'altra categoria, quella dei parenti illustri in lista per le prossime elezioni politiche. Li guardiamo insieme.
Buonasera a tutti, mi chiamo Matilde Siracusano. Oggi parleremo di questo e parleremo anche del futuro. Io busso alle porte del vostro cuore e sono sicura di trovare le porte spalancate. È un percorso nuovo, coraggioso e ingegnoso, proprio come gli italiani. Questa contaminazione tra mondi e culture diverse. Siamo stanchi di scelte politiche che danneggiano il nostro paese, siamo stanchi e voi state tirando troppo la corda. Ho lavorato ore e ore e ore, giornate intere in consiglio regionale, proprio per dare un contributo al mio territorio e ci sono riuscita. Ma mi aspetto tante critiche, però spero di essere giudicata per quello che farò. Renzi sta facendo per conto di Berlusconi quello che Berlusconi non è riuscito a fare lui stesso in prima persona, cioè sta togliendo e stracciando tutti i diritti dei lavoratori. La tutela del lavoro nei nostri territori nel sud Italia è un nostro pallino, è un'esigenza necessaria assolutamente che dobbiamo difendere con tutte le nostre forze. Ma noi oggi ormai ci sentiamo del Partito Democratico, quindi tutta la nostra forza è del Partito Democratico. Allora io mi butto sul club. Sono un pezzo al pianoforte per riparare tutti i pacchi mollati alla mia professoressa di piano, che saluto. Allora, Friedman. Cosa vuoi che dico? Fa schifo. Cioè, il nepotismo di questo livello, questa parentela, cioè l'idea di candidare tutti i parenti, i figli, i cugini, dove qualcuno è qualificato, bene, ma che vuoi che ti dico? Non ho molto da dire. Allora, facciamo un passo avanti e parliamo dei programmi economici, perché nel tuo libro, Alan, è riportata un sondaggio che dice che il Movimento 5 Stelle viene giudicato dagli italiani il partito più adatto a gestire l'economia del paese, secondo il 20%, viene il PD al 19%, Forza Italia al 12% e via dicendo. Come te lo spieghi? Tu che analisi hai fatto nel libro? Ma guarda, questo è un sondaggio nazionale che abbiamo fatto proprio per il mio nuovo libro insieme con Nando Paglioncelli e abbiamo voluto capire perché il Movimento 5 Stelle è così forte. E quindi la prima domanda, prima di quella domanda abbiamo fatto è: lei preferirebbe un leader politico molto onesto ma non troppo competente o un leader molto competente ma non troppo onesto? 64% degli italiani hanno preferito un leader molto onesto. Secondo me questo spiega un po' il successo di Movimento 5 Stelle, scelto come il partito più adatto per gestire l'economia. Non le proposte economiche di Di Maio o del partito, ma il rigurgito contro la casta e il vecchio. E che cosa hai capito delle proposte economiche? Peraltro c'è un non so nessuno di questi che ha comunque un'ampia maggioranza, 23% e 17%. Quindi vince quando chiediamo agli italiani quale partito o quale leader è più competente per la gestione dell'economia. Vince sempre il partito di nessuno, nel caso di esponenti. Poi Di Maio e Berlusconi sono i due leader che vincono, Berlusconi per l'evasione fiscale. Ecco, parliamo insieme all'evasione. Le proposte, ad esempio, sulle tasse, quali sono? Quali ti è risultata più... Guarda, in pochi minuti è difficile, ma faccio un riassunto. Nel libro faccio una valutazione che chiamo il capitolo La pagella dei politici. Il libro sull'economia, intendiamoci, è su pensione, banche, lavoro, crescita, l'euro, ma questo capitolo è un capitolo che cerca di vedere cosa significa e quanto fattibile sia la flat tax, quanto fattibile sia Di Maio che dice taglierò come Trump le imposte usando il deficit. Ecco, sentiamo cosa dice Tutti Di Maio, che cosa dice il Movimento 5 Stelle sulle imposte. Allora, innanzitutto io volevo dare una piccola risposta a questo sondaggio. Io ritengo che questo primo posto conquistato sia frutto del fatto che noi non abbiamo colpe, noi non abbiamo mai preso in giro gli italiani, non abbiamo gestito il paese negli ultimi 30 anni, e fino adesso invece gli italiani sono stati traditi dalle forze politiche, sia di destra che di sinistra, che in realtà ci hanno fatto arrivare adesso con tutti, anche il clima esterno migliore, ad essere purtroppo il fanalino di coda dell'Europa, malgrado una imposizione fiscale pesantissima e dei servizi che non sono all'altezza di questa. Ecco perché sicuramente la maggior parte degli italiani potrà dare fiducia al Movimento 5 Stelle prima di tutto di questo.
Seconda cosa, un altro, perché mi interessa anche purtroppo il dato sulla questione dell'onestà, che mi fa anche contenta chiaramente, però racconta la delusione degli italiani, certo, che in questi anni hanno visto delle grandi opere che non sono state completate a causa della corruzione, vedono che purtroppo nella pubblica amministrazione regna ancora la corruzione e vedono purtroppo che i partiti di maggioranza, Partito Democratico ora, insieme a Forza Italia, si sono sempre ancora accordati fino agli ultimi mesi per non arrivare ad una legge anticorruzione seria. Questo racconta quel sondaggio allora, della manifestazione. Faccio replicare, e credo che sia molto triste questo. Chiaramente una delle cose importanti che è stata fatta in questi anni è l'istituzione dell'autorità anticorruzione diretta da Cantone, e che mi pare sta facendo un lavoro egregio nel, diciamo, dare regole rigorose alla pubblica amministrazione per la gestione della sua attività. Quindi dire che non si è fatta una battaglia contro la corruzione quando c'è un'evidente volontà invece di incidere in tutte le forme di degenerazione con l'istituzione dell'autorità anticorruzione mi sembra una cosa sbagliata. Così come mi sembra, francamente, come dire, propagandistico rappresentare l'Italia soltanto come una somma di mali, basta che domani arrivi un altro movimento, il Movimento 5 Stelle, perché passerà ad essere una somma di beni. Non è così. Tanto è vero che Di Maio, per accreditarsi nei confronti degli italiani, sta cambiando tutte le principali posizioni che hanno caratterizzato 5 Stelle negli ultimi anni. Prima bisognava uscire dall'Europa ed è stato demonizzato l'euro. Adesso si dice che dall'euro non si esce più e con l'Europa, in Europa si può stare. Prima si è sviluppata un'aggressività nei confronti degli avversari politici spaventosa, un vero e proprio stalking verso gli avversari politici. Fa testo quello che Di Battista ha detto più ripetutamente dei suoi colleghi parlamentari, no? Poi negli ultimi giorni vedo che Di Maio dice adesso noi cambiamo tono, basta con l'aggressività, no? E via di questo passo. Prima si dice che le ONG che salvano gli immigrati che stanno per annegare sono taxi del mare, scritte, ci sono le agenzie che lo dimostrano. Poi si dice non l'ho mai detto. Allora, questo cosa conferma? Conferma che 5 Stelle in realtà un programma per governare il Paese oggi non ce l'ha. Cerca di darselo e per darselo deve però rimangiarsi gran parte delle cose che ha detto prima. E quindi quella demonizzazione di tutto ciò che non è 5 Stelle, come diciamo la sentina di tutti i mali, è propagandistica, demagogica e secondo me non corrispondente al vero, cioè l'idea che l'onestà sta solo da una parte e tutti gli altri sono disonesti. Vedi, sarebbe stato interessante però aggiungere a però aspetta, adesso Di Maio, peraltro parlando sempre dell'economia, Di Maio è a Londra proprio per assicurare quegli investitori che ci ricorda Mattia Feltri, Grillo definiva dei maiali. Allora dobbiamo un po' capire, sì, però, no? Sì, però siccome questi sono argomenti anche molto seri bisogna replicare, sì, seri. Perché istituire una ANAC, questo organismo contro la corruzione, e non seguire le indicazioni che chiede ANAC e Cantone nel fare una legge anticorruzione, individuando determinati strumenti come ad esempio l'agente infiltrato, quello provocatore, non rispondere a questo è come dare una scatola vuota in mano a una brava persona. Per cui le cose si devono fare e si devono fare bene. Lì il Movimento 5 Stelle andrà fino in fondo e risponderà alle esigenze di ANAC, perché altrimenti il problema della corruzione, caro Fassino, non si risolve. E possiamo andare dall'euro all'Europa se vuole, e magari le spiego anche la differenza, perché fa un po' di confusione. Noi non abbiamo mai detto. No, guardi, noi non abbiamo mai detto che vogliamo uscire dall'Europa. Beh. E forse dovrebbe un po' informarsi del fatto che ci sono dei paesi per uscire dall'euro, non dall'Europa. Beh, ecco che fa confusione. Secondo lei l'euro che cos'è? Probabilmente lei non sa che ci sono dei paesi che sono in Europa e non sono nell'euro. E allora, se continuiamo a fare le cose in una maniera così superficiale, faremo anche come quello che avete fatto la settimana scorsa in commissione. Mettono il fiscal compact nei trattati europei, parallelamente ci abbiamo il segretario del Partito Democratico che fa i libri per battere i pugni sul tavolo. Allora, vogliamo essere seri prima di tutto, sì o no? Seri. Ed infatti, essere anche onesti. Infatti noi diciamo che va discusso il fiscal compact. Sì, però, lo diciamo? Ripeto,
in commissione la settimana scorsa avete dato un sì tranquillo e generico. No, perché è affidato al negoziato tra i governi, ecco, la questione del fiscal compact, come lei sa. Appunto, il governo però deve prendere l'indicazione del Parlamento. Va benissimo, no, facciamo un passo avanti sulle polemiche di oggi, come abbiamo fatto con Fassino e Napetta. È troppo comodo parlare così. Lo faccio così anche con Barbara Lezzi, perché c'è questo caso, il video con gli Spada, il PD, la leghista, bufera sui candidati 5 Stelle. Glielo faccio vedere il video, Senio. Allora, sì, guardiamolo, questo video. Si parla di Emanuele Dessì, candidato del Movimento 5 Stelle al Senato, in cui in un video compare con Domenico Spada, pugile, campione mondiale, ma condannato in primo grado. Succedendo. Allora, noi per accettare le candidature nel Movimento 5 Stelle richiediamo il certificato penale in più anche quello sui carichi pendenti ed eventualmente anche il 335, cioè per vedere se si è indagati o meno. Chiaramente noi non possiamo chiedere anche i certificati penali di tutte le persone con cui possono avere a che fare. De Sì è un allenatore e Spada è un campione, per cui chiaramente si sono incontrati per ragioni professionali. Ora voglio dire, c'è anche una bellissima fotografia enorme in cui Spada viene premiato da chi? Da Del Rio. Allora, io posso dire che Del Rio ha delle commissioni sulle questioni di usura con Spada? Io direi di no. Allora, io ho preso il certificato penale, io intendo il Movimento 5 Stelle di De Sì, è pulito, non ha carichi pendenti, quindi sicuramente non gli posso addossare colpe altrui, vi ripeto. Uno è un allenatore, l'altro è un campione. C'è anche questo posto che ha fatto un po' discutere, no, per la terza volta in vita mia ho dovuto menare ad un ragazzo rumeno a seguito di offese gratuite nella sua lingua madre. Fassino. Sì, io penso che naturalmente ogni partito deve essere molto attento e responsabile nel momento in cui sceglie le candidature. Questa è la cosa, secondo me, importante. La storia del menare a ragazzo rumeno, dice deprecabile, dice la Lezzi. Assolutamente. Naturalmente, certamente conta. Conta certamente non avere carichi pendenti, conta non avere nessuna contenzioso con la giustizia, soprattutto di natura penale, contano anche altre valutazioni di opportunità, di contesto, di ambiente. Quindi io credo che poi ogni partito deve sapere che deve presentare dei candidati credibili, perché, mi riconnetto all'inizio di questa parte della discussione oggi, quel servizio che voi avete fatto su Barriera di Milano e di Torino, che cosa ci dice? È la testimonianza di una distanza che si è venuta creando, no, tra i cittadini e gli eletti, tra i cittadini e i loro rappresentanti, e che è un problema che investe tutti i partiti politici, perché tra l'altro noi ci siamo dati negli ultimi 15 anni delle leggi elettorali che hanno ridotto il rapporto tra eletto ed elettore, no? Quindi il tema di una riacquisizione di credibilità nei confronti degli elettori con dei candidati credibili, io credo che ci sia. Friedman. Niente, io credo che la cosa più importante in questo momento della campagna elettorale è che si dà informazione esatta e corretta alla gente comune sia sull'onestà dei candidati, e credo che ogni partito, da qualche parte della lista, ha qualcuno o discutibile o molto discutibile in alcuni partiti. È una cosa comune in tutti i partiti, mi dispiace. Abbiamo visto in Sicilia questo recentemente. Però il tema poi è anche un po' politico, no? Perché se appunto prima si votava 5 Stelle perché erano i diversi, se 5 Stelle diventano uguali agli altri partiti. Ma guardi che noi non abbiamo condannati, non abbiamo mica candidato chi scambiava il voto con le fritture di pesce. Attenzione, facciamo veramente attenzione su questo, nel logorare la reputazione di una persona. Le ripeto, è un allenatore
che ha allenato una persona che è diventato un campione, perché quello non glielo toglie nessuno purtroppo, è un ruolo netto, è un campione, è un ruolo netto, certo, molto circoscritto nell'ambito professionale. Facciamo attenzione, perché davvero qui si può fare di tutta l'erba un fascio, creando una sfiducia infondata nel cittadino. Io vi ripeto, per noi invece è una questione di rigore assoluto. Noi abbiamo chiesto a tutti i candidati certificato penale, dei carichi pendenti. Per noi non è un premio, anzi è motivo immediato di esclusione una cosa del genere. Ma non posso attribuire delle colpe a una persona che si incontra con un'altra persona che ha dei problemi con la giustizia per questioni professionali, ma veramente, altrimenti si fa una generalizzazione che non dà merito neanche all'ascoltatore. Ma il modo netto è analitico, direi. Il Movimento 5 Stelle chiaramente, sia tutta la mia ricerca di sondaggio mostra, trae grandi benefici elettorali dal fatto che siete nuovi, non siete stati testati al governo, tranne la Raggi a Roma, la Fendino a Torino e quello rinviato a giudizio a Livorno. A parte di questi tre, in città dove sono dei problemi legali e di burocrazia, non siete testati a livello nazionale. Quindi il fatto che la gente ha un rigurgito contro l'establishment vecchio, la casta, spiega un po' per me il successo di 5 Stelle. Detto questo, io invito al pubblico di misurare le vostre proposte, quelle del PD, di Berlusconi e di Salvini, basate sulla viabilità, la credibilità delle proposte economiche, perché alla fine è la crescita, è il lavoro, sono le pensioni, questi sono i temi, tanti promessi non fattibili. Friedman, allora, in questi ultimi 5 minuti, una proposta economica, secondo lei qual è la proposta economica più importante dei 5 Stelle e secondo lei qual è la proposta economica più importante del Partito Democratico? Cominciamo da Lezzi. Beh, la nostra prima proposta è il reddito di cittadinanza, l'abbiamo detto in tutti gli ultimi 5 anni, e l'aiuto alle piccole e medie imprese. Quelle sono le prime due, i primi due provvedimenti che dobbiamo portare immediatamente in campo per arrivare prima di tutto ad essere anche competitivi in Europa, anche per lo Stato sociale, perché un reddito garantito, un reddito, un paracadute sociale ce l'hanno in, ce l'ha quasi tutta l'Europa, soltanto noi la Grecia non ce l'abbiamo. Abbiamo purtroppo una misura che è più che insufficiente, lo ha detto l'Istat, l'ha detto l'Ufficio parlamentare di bilancio, che sostanzialmente il numero dei poveri non diminuirà e i poveri rimarranno poveri. Allora, quella per noi è un'emergenza sociale, è un'emergenza che deve essere risolta anche per una sorta di coesione e pacificazione sociale che in questo momento non c'è. Del resto poi bisogna aiutare piccole e medie imprese che devono creare lavoro, con il supporto anche del provvedimento reddito di cittadinanza, che prevede 1,5 miliardi proprio per la formazione e per il reinserimento nel mondo del lavoro, perché quello è il primo punto. Poi è chiaro che il reddito di cittadinanza in questi termini sta soltanto per una fascia di età che può ritornare al lavoro.